Ciao ragazzi, qui sono qua, tornati con un nuovissimo video di Tour de France 2019, tappa numero 13 quest'oggi da Pau a Pau, cronometro importantissima, molto complicata, 25 km, dobbiamo gestire le forze e difenderci dagli attacchi. Per la classifica generale di Primoz Roglic, maglia gialla e ovviamente Tom Dumoulin, che sono i grandi favoriti per questa prova contro il tempo. 25 km molto vallonati, ovviamente da affrontare con Vincenzo Nibali, che presentano nell'ultimo chilometro uno strappetto cui dovremmo arrivare con le giuste energie per non crollare definitivamente, quindi compromettere l'intera cronometro. C'è uno strappo al 17% negli ultimi 400 metri, quindi attenzione davvero a questo finale molto molto complicato, ovviamente con Vincenzo Nibali. Potrebbe andare bene anche Rohan Dennis, campione del mondo a cronometro. Speriamo per lui che vada bene anche la sua prova. Ad un'ulteriore vittoria per la Bahrain Merida. L'intertempo numero 1 è proprio il nostro Rohan Dennis davanti con 12 e 41, seguito da Castrovieco, Dumoulin e Roglic e Van Emden a chiudere la top 5. Si comincia subito in salita. Qui a Pau, strappetto in questo momento che sta affrontando Vincenzo Nibali. Pendenze che per un attimo sono arrivate all'11%, quindi attenzione. Siamo adesso ai 24 km e mezzo. Alla conclusione, primo strappetto superato da Vincenzo Nibali senza particolari difficoltà. Non ci siamo alzati sui pedali, dobbiamo gestirci oggi, è importantissimo gestirsi, una cronometro davvero difficile, forse una delle più difficili che abbia mai affrontato su questo gioco, perché non c'è davvero. Metri pianura in realtà c'è, però non si può mai stare davvero tranquilli, molte difficoltà oltre che altimetriche, planimetriche, vedete, continui di curve da una parte e dall'altra, chicana che si susseguono velocemente. E ci siamo, primo strappo della cronometro, mancano 21 km, alziamoci sui pedali, una delle prime volte. 8% a pendenza su queste prime rampe del cronometro. Abbiamo questa visuale che ci permette una visione più ampia, come sempre, che è quella che preferisco. 11%, 12%, 13%, 16% per un attimo, ragazzi, ho visto. L'indicatore della pendenza, ancora una volta 15%, davvero ostico questo primo muro che si va a concludere in questo momento. Ho il cartello che indica i 20 km all'arrivo. Chilometri ancora quindi di sofferenza per Vincenzo Nibali, sta avvicinando al primo intermedio che vede il miglior tempo di Rohan Dennis con 12.41, che ha letteralmente dominato fin qui la cronometro di Pau. 19 km, quindi stiamo avvicinando al cartello che indica 1 km lo sprint intermedio. Ci siamo, un altro tratto di salita, 8% in questo momento. Obiettivo, ricordiamo, 13.39, potremmo anche essere forse un po' sopra, e attenzione, no, in realtà no, non siamo sopra per niente. 12.51, insomma 10 secondi dietro a Rohan Dennis, quindi forse siamo andati anche un po' troppo veloce, vediamo di rallentare. 7 secondi di vantaggio su Castrovieco, 8 su Dumoulin, 11 su Primoz Roglic, siamo andati forse un po' troppo veloce fin qui con Vincenzo. E vediamo di gestirci un po' di più la seconda parte del cronometro. Siamo quasi a metà, mancheranno 13 km, saremo a metà. Altro strappo molto duro al 12%, anche questo. Attenzione, quindi 15 km ancora al termine, molto lunga ancora questa prova, tanti ancora i chilometri da affrontare. 7 minuti in questo momento il tempo di Vincenzo Nibali. Siamo al termine di questo strappo, inizia un altro tratto di discesa. Mettiamoci giù in posizione aerodinamica. Curva a destra da affrontare al meglio, molto veloce come curva. Siamo un po' lunghi, però sono riusciti a rimbalzare bene.
altra curva in questo momento, si è presa un po' troppo lunga, ma che comunque, qui comunque però ci siamo difesi egregiamente, altra curva fatta quasi alla perfezione, ci avviciniamo 1 km allo sprint, che è di nuovo in salita, una piccola côte. 21 minuti il nostro tempo fin qui, tempo da battere ancora quello di Dennis con 22:26. Non riusciremo a battere in questo frangente. Tempo molto buono però quello di Van Dennis, come quello di Vincenzo Nibali, che vediamo con che ritardo taglia il traguardo dello sprint numero 2. 22:55, appena 6 secondi dietro Tom Dumoulin. Ottimo il tempo di Vincenzo Nibali, quindi ottimo davvero. Ora alta discesa, ci porta a un tratto di pianura, l'unico tratto di pianura della tappa. Dove ci siamo? Siamo nel tratto di pianura antecedente all'ultimo strappo, 8 km mancano in questo momento, 6 km, anzi 7 di pianura che ci porteranno appunto all'ultimo chilometro in salita. Dobbiamo gestirci alla perfezione perché sembra facile ma non lo è neanche a questa parte di pianura. Non dobbiamo perdere la concentrazione. Vince Dron Dennis intanto, possiamo già spoilerarci l'arrivo con più di 30 secondi su Jos Van Emden, poi Tony Martin, Dumoulin, Ryan Mullen ha avuto un crollo, Primoz Roglic che non è più in top 5, così come Castrovieco che hanno sofferto l'ultima parte di cronometro che va dal secondo intermedio alla conclusione. 5 km in questo momento per Vincenzo Nibali, che ha ancora qualche briciolo di energia da utilizzare sull'ultimo strappo. 30 minuti il suo tempo, lo sto spingendo al massimo appunto per non compromettere la nostra prova nell'ultimo chilometro, che è davvero durissimo. Lo strappo al 17% potrebbe far male alle gambe di Vincenzo. 34:52 il tempo di Rohan Dennis comunque. E ci siamo, lo vediamo sullo sfondo, cartello della Flamme Rouge che indica l'ultimo chilometro, 2 km in questo momento. Ci siamo, stiamo entrando a Curanchon per poi entrare a Pau. Ora piccola discesa e ci siamo, ultimo chilometro, 36:34 è il nostro obiettivo, stiamo facendo 34 in questo momento, 7% in questo momento la pendenza e ci siamo, sull'ultimo muro. Stiamo arrivando in questo momento 35:20, 35:34, dobbiamo essere in top 5. Che cronometro abbiamo fatto con Vincenzo Nibali? Anche questa volta il replay non ci interessa. Grande prova di Vincenzo Nibali. Dovrebbe aver fatto meglio di Roglic. Potremmo aver preso la maglia gialla. Attenzione, vittoria di tappa per Rohan Dennis. Maglia gialla purtroppo ancora sulle spalle di Primoz Roglic, però per qualche secondo secondo me. Maglia bianca, maglia verde cioè per Sagan, poi maglia tua ovviamente per Benoit, maglia bianca anche per Benoit. Ora vediamo le classifiche che saranno completamente rivoluzionate, quella del generale almeno. Andiamo quindi a vedere. Quinto Vincenzo Nibali, grandissima prova, 42 secondi da Rohan Dennis, che ha davvero fatto il vuoto dietro. 31 su Van Emden, 32 su Tony Martin, 38 su Dumoulin, 42 su Nibali, a 45 Ryan Mullen, 45 Van Garderen, 45 Thomas, ma anche addirittura meglio di Thomas, 48 Roglic, tutti molto vicini. Froome a 1 minuto 06, un po' deludente. Anche Jungels conclude a 1:24. Tanti hanno deluso, anche Port che in teoria è uno specialista, è arrivato molto indietro. Classifica generale, 10 secondi quelli che ci separano da Roglic in maglia gialla. Terzo Geraint Thomas a 2:36, quarto Dumoulin a 2:39. Froome, se anche lui a 2:39, quinto Fuglsang a 3:19. Kwiatkowski 3:28, Port 3:49, Jungels 5:01.
Quintana 5,07, Uran in 10a posizione a 5,12. Poi via via Yates, Kelderman che guadagna altre 7 posizioni, si porta a 5,55. Pozzo Pivo ne perde ulteriori, si porta a 12 minuti e 47 in 27a posizione. Bardet, disastro, perde 8 posizioni e in 18a posizione. Classifica generale davvero rivoluzionata. Classifica a squadre, purtroppo ci vede secondi perché siamo stati sopravanzati dal team Ineos. Il resto ovviamente non è cambiato. Quindi ragazzi, vi ringrazio di aver visto anche questa tappa, questo cronometro, che è stata davvero un successo per Vincenzo Nibali e anche per la Barry Merida, data la vittoria di Ron Dennis. Dextrip è tutto, lasciate un commento a vostro nome, mi piace, come sempre Dextrip è tutto, bello.